autonomia differenziata, insularità e ritorno all'elezione diretta per le province. Sono stati questi i temi affrontati dal presidente della regione siciliana Renato Schifani con il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli in occasione della sua visita istituzionale a Palazzo d'Orleans a Palermo. Dopo un breve incontro bilaterale, presidente e ministro si sono confrontati con la giunta regionale. Un incontro costruttivo, sereno e di grande cordialità, ha sottolineato il governatore Schifani. Nei primi 11 mesi di attività sono state 334 le chiamate pervenute al telefono D, il centro di ascolto che la regione siciliana offre a tutti i cittadini con disabilità e alle loro famiglie. I risultati ci danno ragione, ha dichiarato l'assessore Nucci Albano. Sono state numerose le telefonate giunte ed è importante che il servizio continui a fornire sostegno a questi cittadini e ai loro familiari che si trovano a dover affrontare problematiche di vario genere. Il servizio è accessibile al numero 091 68 50618 ed è attivo da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 esclusi i giorni festivi. Proseguono gli appuntamenti con l'iniziativa culturale Leonforte Crea. Giovedì alle ore 10.30 al liceo Medi Vaccalluzzo si terrà l'incontro con il cardiologo e musicista Luigi Scarnato. Scarnato parlerà agli studenti del connubio musica e prevenzione. La raccolta differenziata nella città di Enna non prevede per stasera alcun conferimento. La raccolta riprenderà domani sera con il conferimento dell'umido e del metallo. Le utenze domestiche sono invitate domenica a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista lunedì mattina la raccolta dell'umido e del metallo, lunedì pomeriggio la raccolta di vetro e cartone. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito ennalive.it, per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it.